video dedicato ai primi saldi. Ho preso qualche cosina, ad esempio da Sephora sono entrata e sono uscita e considerate che avevo anche una gift card che mi ha regalato il mio fidanzato e quindi non ho trovato per ora nulla da Sephora. Sono stata da Marianò dove vi avevo detto in riferimento al giveaway che c'erano i prodotti Collis al 20%, anzi vi ricordo di partecipare al giveaway, c'è ancora tempo, quindi però ricordatevi, vi lascio il link del video qui. E c'erano al 20% scontati anche i prodotti Lancôme. Allora, io mi sono presa per me, quindi questa volta, una cipria compatta però, pelle perfetta, effetto matte. È la numero 010, che era appunto la più chiara. Questa è la confezione. Ha la spugnettina che però io non la utilizzerò perché non ho bisogno di applicarne molta di cipria perché ho la pelle secca, quindi la applico molto velocemente con un pennello grande, quindi la spugnettina poi la andrò sicuramente a togliere. E questa è la cipria, è molto chiara, però era proprio perfetta per me. Poi da Marianò c'erano anche dei tipo cestoni dove c'erano dei prodotti a prezzi bassissimi e ho trovato un prodotto di questa marca Orlan, mamma mia, non me lo ricordo come si pronuncia, Orlan forse, vabbè, comunque voi sicuramente lo sapete meglio di me che Marianò non tiene appunto questo brand, anche perché non so se esiste più, forse sì che esiste. Comunque, fatto sta che costava 25 euro a prezzo pieno questo prodotto che ora vi vado a mostrare e l'ho pagata 5 euro e non potevo lasciarla lì, insomma, per 5 euro ed è una cipria compatta abbronzante Soleil Couvreur 02. Quindi non è solo cipria, ma si può utilizzare, è gigantesca. Ed è appunto questa, la numero 02, quindi non troppo scura, anche da utilizzare magari per fare il contouring va benissimo. Ora facciamo uno swatch, vedete? So, si vede un pochino. E sempre da Marianò ho preso per me questo prodotto Collistar che avrei voluto prendere per voi, ma poi alla fine ho deciso per quell'altro che aveva un colore più neutro, secondo me, adatto un po' a tutte. Questo è il rossetto tattoo, tenuta estrema, massimo comfort, e io ho preso quello che è il numero 3, Mandarino, e sempre più scema, ed è appunto questo, ve lo swatcho, e questo appunto è il gloss, diciamo. Mentre questo è il rossetto che ho già rovinato, brava Sara, e ve lo metto a fianco. Molto idratante sembra. Ed è appunto questo. Mancava il quarto ombretto della Deborah della linea 24 ore metal. Mi mancava giusto lo 05. E quindi l'ho preso, che è quello argento. Ad esempio, oggi ho quello sui toni del blu, diciamo, sì, sui toni del blu. E questo è appunto l'argento. Alla fine, quindi, li ho presi tutti e quattro. Poi mi sono presa un rossettino di Lancôme, appunto, ho preso tutto Lancôme e Collistar, ovviamente, ne ho approfittato del 20%. Questa è la linea Rouge in Love, che è uscita un annetto fa circa, sì, era la primavera dell'anno scorso. Ho preso il 351B, io ne avevo preso anche un altro di questa linea l'anno scorso. Sono questi che hanno appunto questo packaging fatto così. E questo è il colore. Ed è questo. È un colore molto più primaverile, estivo che invernale, però mi sono portata avanti, diciamo. È un bellissimo rosa che mi ricorda appunto molto la primavera. Poi sono stata da Kiko dove ho preso veramente pochissimo. Ho preso un blush
della linea, quella appunto passata, un blush in crema che è lo 04 Pink Kiss, che è questo. Molto bello. Molto naturale. Ed è questo. Poi ho preso questo che era in offerta, che è il Double Touch. E io ho preso il numero 01. Era un rosa chiaro chiaro. Ed è appunto questo, un rosa molto chiaro. E poi da Kiko non mi ricordo se ho preso qualcos'altro, ma direi di no. Mi sono fermata qui. Poi sono stata da Yves Rocher. Da Yves Rocher ho preso. Allora, ho ripreso il mio siero idratazione della linea Hydra Vegetal ed è un concentrato attiva idratazione ed è ottimo. Io l'ho usato quest'estate, l'ho finito in breve, praticamente me lo sono bevuto, meglio la mia pelle se l'è bevuto ed è appunto una confezione fatta in questo modo. Io ve lo consiglio. Questo va bene a tutti i tipi di pelle perché è veramente leggerissimo. Poi, cosa ho preso? Da Yves Rocher ho preso pochissimo. Ho preso questo bagno schiuma che è fantastico, ha un profumo buonissimo ed è in edizione limitata, quindi poi non ci sarà più. Ed è questo alla mela caramellata Apple Delight. Ed è appunto questa maxi confezione. Poi ho preso un ombretto. Erano scontati. Ah, da Yves Rocher era quasi tutto scontato del 40%, quindi insomma ne ho un po' approfittato, ho preso qualcosina. Questo è il numero 71 Taupe Bruyère, non lo so, ed è un colore bellissimo, l'ho già utilizzato. Mi piace davvero tantissimo. Veramente bello. Profumino d'ambiente alla vaniglia, alla vaniglia lemon e direi basta. Poi ho fatto un ordine su Beauty Chamber, che è un sito inglese, tra l'altro fatto prestissimo, ci ho messo tipo 3-4 giorni ad arrivarmi. E se fate un ordine, vi lascio il link nell'info box di questo sito che vende ormai di tutto. Prima aveva pochi brand, ora ha tutto, Real Techniques, anche Neve Cosmetics, qualcosina, non tutto però. Ha tantissimi tantissimi brand, Sigma, e vabbè, io ho preso una Z Palette che ho già un po' riempito, ho preso questa e appunto volevo dirvi che se comprate da Beauty Chamber potete usufruire del 10% di sconto inserendo, quando andate poi prima di pagare, più o meno, sì, durante il pagamento, c'è scritto discount code, codice sconto, e inserite Sara Cosmesi, tutto attaccato, Sara Cosmesi, e usufruirete quindi del 10% di sconto. Ovviamente l'ho utilizzato, anch'io, ne ho usufruito. Quindi ho preso la Z Palette, questa zebrata, e ho già inserito un po' di ombretti Mono di Yves Rocher, ma ne ho altri, quindi dovrò comprare un'altra Z Palette. Poi ho preso un pennello che era in saldo della Real Techniques, che è quello per occhi, ed è il Shading Brush. Questo è abbastanza famoso, eh? Ed è appunto questo, quello viola, fatto così, morbidissimo. Veramente ottimo anche per applicare i blush in crema, secondo me questo va benissimo. E poi ho preso un prodotto, anche questa era scontata, una sterline 50 anziché 6,95 mi sembra, ed è della SBC Simply Beautiful Cosmetics ed è una under base cream. Ed è una crema pre-trucco. Poi ho preso, appunto, vendono anche le matitine di Neve Cosmetics, ma credo solo queste due, ora non mi ricordo. Comunque,
Una la compravi a 3 sterline 95, mi sembra. Comunque vi lascio tutti i prezzi nell'info box. E l'altra l'avevi in omaggio, quindi comprandone una delle due, insomma, un'altra era in omaggio. Io ho preso queste due, quindi, e sono appunto queste due. Allora, questa blu, che è zaffiro, che è bellissima, è un blu intenso. E l'altra invece si chiama, Corona Silver. Ed è appunto argentata, bellissime, vero? Stupende. Io ho anche pioggia e poi ne ho un'altra che è quella avorio. Bene, video terminato sui miei primi saldi. Spero di trovare altre cose interessanti andando un po' in giro. E alla prossima. Ciao!